Stefano Candiani, l'atteggiamento del governo sulla legge di stabilità non è piaciuto alla Lega Nord, perché? È stato tra i peggiori, in effetti abbiamo perso moltissimo tempo in commissione in attesa che emergessero le posizioni del governo con gli emendamenti che poi il governo avrebbe proposto e lo stesso ovviamente da parte della maggioranza. Abbiamo in questo senso atteso per più settimane, per 3 settimane, fino ad arrivare al giorno prima dell'ultima scadenza con il governo che ha presentato gli emendamenti sulla casa, sull'IMU e per quanto riguarda le cartelle esattoriali e le spiagge, quindi il demanio. Questo succedeva il lunedì alle ore 19. E certamente con già fissato la calendarizzazione in aula il martedì mattina alle 9.30, rendendo impossibile qualsiasi possibilità per un'opposizione di poter approfondire e discutere. Abbiamo assistito poi a un'accelerata bruschissima in commissione dettata dalle scadenze che la maggioranza si è autoimposta per poter arrivare alla decadenza di Berlusconi, mettendo quindi in secondo piano gli interessi economici del Paese e quello che dovrebbe essere principale per un governo che si dice impegnato per il risanamento, quindi l'attività economica e tutto quanto riguarda il carico fiscale. Noi su queste cose avevamo chiesto al governo di impegnarsi in commissione con il dibattito. Avevamo proposto emendamenti che sono stati però cancellati e cassati proprio per questa brusca accelerata che non ha interesse se non in una partigianeria faziosa che nulla a che fare con l'interesse del Paese. A questo punto che cosa chiediamo? Chiediamo ovviamente alla gente di aprire gli occhi, di stare molto attenti perché qui passerà ovviamente il provvedimento nelle prossime ore con la fiducia. Dopodiché tutto quello che sarà fatto alla Camera con altrettanto, credo, solerzia da parte del governo nel mettere il bavaglio alle opposizioni. Questo è un governo che sta facendo un'attività semplice, quella finanziaria per le grandi lobby e gli grandi interessi. Attenzione perché resterà in carica probabilmente ancora per tempo, per qualche tempo, fino ad arrivare a un obiettivo, quello di svendere il patrimonio industriale italiano alla finanza estera. Questa è la cosa che più ci preoccupa, quello che gli italiani vengano tenuti all'oscuro, che i padani vengano nascosti e cancellati e che nello stesso tempo ci sia una silenziosa opera di smantellamento del sistema economico e produttivo. A questo punto certamente saremo semplicemente merci di scambio. Guai ad addormentarsi e lasciarsi prendere da sonno su queste cose. Noi stiamo combattendo, ma purtroppo anche con un bavaglio dato dalla stampa principale che ci impedisce di far sentire la voce, quindi lo facciamo nelle feste, lo faremo nei momenti, negli incontri pubblici come siamo abituati a fare, ma non molleremo la presa.